Nell'aprile del 2009 Adam Wilson, uno studente dell'Università del Wisconsin, è diventato il primo al mondo a comunicare con il pensiero, con Internet. Wilson, attraverso un encefalogramma interpretato da un'applicazione software, scritta da lui, ha inviato un messaggio a Twitter, il social media usato per inviare brevi testi detti tweet. Il messaggio è stato creato dal cervello di Adam per mezzo della lettura di lettere luminose lampeggianti. Il messaggio è esattamente Using EEG, send tweet. Quindi, utilizzando l'elettroencefalografia, invio un tweet. La possibilità di comunicare con un computer e più in generale con la rete, attraverso il pensiero, da ipotesi di fantascienza, sta diventando realtà. Lo studio della possibilità di interagire direttamente con il cervello ha avuto inizio nel 1970 all'Università di California, Los Angeles, e ha il nome di Brain Computer Interface, BCI. Il BCI si occupa di studiare la possibilità che ha il nostro cervello di comunicare con qualunque apparato esterno e ha avuto in questi decenni numerose applicazioni, in particolare per le persone con gravi handicap. In un recente sondaggio è stato chiesto a un campione di 10.000 cittadini americani se erano disponibili a inserire nel loro cervello un dispositivo per poter comunicare con la rete attraverso il pensiero. E a sorpresa ben l'11% degli intervistati ha risposto positivamente. Lo stesso Pentagono ha investito 4 milioni di dollari per un programma chiamato Silent Talk o conversazione muta. L'obiettivo del Pentagono è di mettere in comunicazione tra loro i soldati durante le operazioni di guerra attraverso il pensiero. La creazione quindi di un soldato telepatico. DARPA, la divisione del Pentagono incaricata delle ricerche, sta sviluppando una tecnologia per identificare le parole create da segnali neuronali prima che vengano trasformate in suoni e disporre quindi di una telepatia mediata dai computer. Alcuni prodotti per la comunicazione attraverso il pensiero sono già disponibili, in particolare per il mercato dei giochi e per comunicare con oggetti a breve distanza, spesso legati a casi di necessità. La società Epoch permette di trasmettere con il pensiero per mezzo di sensori applicati sul corpo e di un'applicazione residente sul proprio computer attraverso un segnale di richiesta di aiuto ai propri conoscenti oppure organizzazioni di pronto intervento. Matter MindFlex consente di muovere con il pensiero degli oggetti durante un gioco grazie a dei sensori indossati come un cappello. Una dimostrazione molto popolare di MindFlex e muovere una pallina in un percorso disseminato di ostacoli. Force Trainer è un gioco invece che si ispira alla saga di Star Wars. L'utente può replicare una serie di situazioni di spostamento degli oggetti dai film attraverso il pensiero, quindi ripresi da scene dei film di Star Wars. Il cervello è quindi l'ultima informazione per comunicare con la rete attraverso un computer, dopo la tastiera, la voce e i movimenti oculari. In teoria, in futuro, si potrà comunicare con un amico, con il pensiero, e interagire con qualunque oggetto che ci circonda.